Nella storica Sala dei Baroni al Maschio Angioino si è tenuta oggi la seduta solenne del Consiglio Comunale dedicato alla giornata cittadina per la sicurezza sul lavoro, giunta ormai alla sua quinta edizione. Una manifestazione che si svolge sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica ed è promossa dall'Osservatorio per la sicurezza sui luoghi di lavoro e dall'Osservatorio del Lavoro, i due organismi presieduti dal Presidente della Commissione Consiliare Lavoro, Antonio Crocetta, e composti dai rappresentanti delle principali istituzioni e organizzazioni sociali impegnate sul fronte della tutela del lavoro. Napoli è la prima città d'Italia che ha istituito una giornata dedicata alla sicurezza sul lavoro e alla prevenzione delle morti bianche. Quest'anno il tema scelto riguarda la diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro nelle scuole primarie. A termine dei lavori è stato anche proiettato un filmato sull'argomento realizzato dagli studenti. È insopportabile che noi dobbiamo decidere nel nostro paese, nel paese della Costituzione repubblicana, che dobbiamo decidere se avere il lavoro o avere la salute. Quello che è accaduto ad esempio all'Ilva di Taranto. È insopportabile pensare che le persone vanno a lavorare in luoghi insicuri perché lavorano mettendo a rischio la propria salute, come accade a Taranto, come è accaduto a Bagnoli e come accade in tante altre parti del nostro paese. Noi siamo nel 2013, dobbiamo pretendere il diritto al lavoro, il diritto alla salute e il diritto a lavorare in condizioni di dignità. Se il lavoratore non ha una dignità sul luogo di lavoro, non è più una persona umana, ma diventa un oggetto. Ecco perché questa giornata è importante, al di là del dramma delle ore di ieri, e ancora di più è importante, perché ci dobbiamo ricordare che sui luoghi di lavoro bisogna lavorare in modo sereno, senza il pericolo di subire dei gravi danni.